Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Molta gente mi chiede, ma quando è che possiamo cominciare ad esibirci? Qual è l'età giusta, il momento giusto? Cantare in libertà. Faccio una premessa. Noi da bambini ci esibiamo in continuazione e facciamo tantissimo show. Immaginate i bambini quanto caos che fanno nelle case. E perché loro ancora non hanno, diciamo, un sistema inibitorio, i freni, i cosiddetti freni inibitori, e quindi sono spontanei e si esibiscono in continuazione. Bene, noi man mano che andiamo avanti nell'età ci poniamo delle domande, e quindi il mio consiglio è quello di esibirci presto, prima possibile. È chiaro che per un cantante sistemare la voce è importante studiare canto, però secondo me è molto più importante cominciare ad esibirsi avanti alle altre persone piuttosto che studiare anni e anni senza mai cominciare a fare dei concerti o comunque delle esibizioni. Questo perché durante le nostre esibizioni ci possono essere degli imprevisti che noi in quel momento dobbiamo superare. E quindi è molto importante cominciare ad esibirsi per farci proprio un'armatura che ci permetta poi di migliorare anche in questo. Mi è capitato di sentire, quando divento un po' più bravo comincerò a fare i concerti. Questo non è mai possibile. Perché se non cominciamo a fare concerti non diventeremo mai così bravi, perché più passa il tempo e più ci creeremo delle domande, ma riuscirò a fare il concerto? Invece piano piano noi dobbiamo già cominciare a farlo. Sicuramente più il tempo passa e più ci mancherà quel coraggio per affrontare la gente che è fare un concerto o comunque un'esibizione. E quindi quello che io vi dico è cominciate subito, anche perché è giusto studiare canto, ma un'esibizione fatta vale molto di più di tante lezioni prese in studio. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.